amiche, gentili amici, buongiorno da Andrea e da Domenica. Che barba! 28 aprile, il mese corre verso maggio, tutti pensano già a tornare a lavorare? No, perché c'è il secondo ponte, 15 giorni di vacanza da se stessa, l'Italia si appresta a un'altra settimana di bagordi interrotte dal ponte del 1° maggio, festa dei lavoratori, vogliamo la mensa a 400 lire e quindi non si va a lavorare, non si lavora né prima né dopo il 1° maggio che sta in mezzo alla settimana, quindi andiamo avanti. Oggi rasatura easy, easy vuol dire Astra Blu, che abbiamo provato a mezzate, ma non mi sono filmato per dignità l'altro giorno, qua c'è l'altra metà con il mano libera, e facciamo una rasatura con il nostro, vi faccio vedere il manico, beh sempre lo stesso, il nostro Fatti Gentile. Sciacquiamo intanto per non perdere tempo, e un buongiorno a tutti, è sempre domenica, e che barba! Greta! Sparse le trecce morbide. Sì, è tornata a casa Greta in Norvegia, dove vive mezzo ai fiordi, mezzo ai salmoni. Molto bene, ma non perdiamoci in questo. Io quando uso troppa acqua vengo preso dalla coscienza d'ora in avanti, perché sono un giovane del venerdì ecologico, perché ho 53 anni, me ne dimostro 13, e quindi oggi mi rado, vedete, direttamente in ciotola. Che cos'è questo? Lo sapete già, togliamo la schiuma. Kent! Kent, Great Britain, meraviglioso pennello tasso mega super vecchio di quantomeno 20 anni o anche qualcosa di più, ma sempre un grandioso tasso, quindi niente ciotola oggi, direttamente montaggio schiumoso di questa schiuma inglese, che ecco il problema di questi saponi, che quando li usate voi non li vedete, ma si fessura, questo si è spaccato in quattro il sapone a forza di usarlo. Ma adesso noi facciamo il pre-barba, così mentre lasciamo agire il pre-barba programmiamo questa puntata di Domenica che barba. Poca rassegna stampa, perché siamo orfani del settimanale panorama, grazie al ponte, grazie a non so che cosa, non mi è stato mai capitato nella cassetta della posta. Beh, qua boh, proraso bianco e rossa, meraviglia, meraviglioso pre-barba, è il mio preferito fino ad ora. Quindi, non avendo ricevuto il panorama, non vi posso leggere nessun passo riportato da dei giovani boys di Belpietro, anzi l'ho scritto a uno dei giovani boys che di anni ne avrà forse 84, forse un po' meno, che è Gianpaolo Panza. Gli ho scritto una lettera, anzi ho scritto a Panorama chiedendo di fornirmi su email, non me l'hanno dato, mi hanno detto scriva qui che poi glielo giriamo noi. Ma era una lettera un po' personale, insomma. Comunque, giornali di carta, giornali di carta uguale coraggio, come ho scritto proprio a Panza, lui e i suoi amici hanno tanto coraggio e tanta buona volontà. Beh, insomma, Mulè è più bravo a fare il deputato che il direttore del giornale, perché sotto Mulè il panorama era arrivato a 80 pagine, sembrava una farinata di via Pia di Savona, alta così. Oggi invece si è rimpolpato, quando arriverà lo vedremo. Comunque, stampa di carta in difficoltà, nel frattempo lasciamo agire il nostro pro-raso rosso. Tempo coperto, oggi, quindi vacanzieri siano avvertiti, accendono i camini. Ieri sera passeggiata dopo cena, dopo le 9:30 a Casale Marittimo, si udiva, anzi si sentiva il profumo della legna, quindi vuol dire che nelle case i signori che sono venuti qua per qualche giorno hanno riacceso il camino. Meraviglia! Meraviglia unica, tipica delle case toscane e non solo. Sono stato a Sutri il giorno del 25 aprile, dove Vittorione Sgarbi apriva il museo di Palazzo Döbbing con 11 mostre belle, tra cui opere di Ligabue, Tiziano Vecelli, una pala meravigliosa, Guttuso e un fotografo bravissimo che ha fotografato i centenari sardi. In Sardegna ci sono 6 centenari su 100, è incredibile. Forse perché non avendo arrivato al digitale terrestre, forse non vedono la TV e quindi non ricevono le malattie mentali che la televisione trasmette. Questa è una mia illazione. Tornando, perché vi dico stampa difficoltà, giornali coraggiosi, giornali di carta? Beh, proprio a Capranica, paese vicino al sud, ho comprato il Corriere di Viterbo. Ora, Corriere di Viterbo titolava il 25 aprile candidature, giochi fatti nei comuni. Ora,
Io non vi apro il Corriere di Viterbo perché vi assicuro che è la testimonianza della fine dei giornali. Io non so che gruppo oggi controlli questi giornali locali. Il direttore si chiama Davide Vecchi. E dentro cosa contiene il Corriere di Viterbo? Il Tempo, eccolo qua, quotidiano indipendente, Salvini, giro di vite sulle moschee. Una volta Il Tempo era un giornale con sede in Piazza Colonna davanti a Palazzo Chigi, era il giornale di Roma, era un giornale diretto da Gaspare Barberini Amidei, io ve ne dico solo uno, che avrebbe dovuto essere lui il contenitore del Corriere di Viterbo, doveva essere così, e invece no, il Corriere di Viterbo è diventato lui, questo è diventato il panino, come si dice, e questo è diventato il contenitore. Quindi questo, signori, è lo stato della nostra stampa. Bando alle ciance, faremo un po' di face lathering, ci monteremo un po' in viso la crema tan. Greta, chi era? La voce della coscienza, chissà quanti piatti di plastica avrete usato a Pasquetta. Delinquenti! Riprendiamo il montaggio e cominciamo a preparare la rasatura. Questa crema inizia sempre con poche aspettative perché sembra sempre poco coprente. Se voi usate un tubo di ProRaso o anche una Razorock come quella che spesso uso nelle mie rasature, non solo domenicali, perché non è che mi faccia la barba solo la domenica, attenzione, domenica anche barba, perché è domenica, gli altri giorni che palle, è lunedì. Uffa, domani è lunedì. Lunedì è stata una giornata che è stata presa da molti. Vi faccio vedere il lavoro da fare, quindi ciotola direttamente. Molti pubblicitari. C'era una canzone di una televisione privata piemontese molto nota che si chiamava GRP, Giornale Radio Piemonte, che pubblicizzava chiaramente molte attività della zona di Torino. Ecco, mi sono riempito di schiuma. La spalla qua sembra che sia stato, che sia messa a nevicare nel bagno, ma non è così. E c'era la pubblicità di questa produttore di tende da sole che si chiamava Solabri. E c'era una voce tipo quella degli anni 30 dell'uccellino della radio che partiva da dietro e diceva Volmer produceva moquette, distribuiva il marchio Solabri, quindi vendeva moquette e poi distribuiva un marchio di una famosa per la zona fabbrica di tende. Si chiamava Solabri. La canzone faceva: ho comprato da Volmer Solabri, son felice persino lunedì, amor mio che abbiamo Solabri, al frescuccio staremo tutto il dì. Cioè, vi rendete conto? Questo qua correva l'89, 88, era prima del 1990. Cioè, capite che il mondo è leggermente cambiato. Oggi le tende da sole le comprate su, sì, magari su Amazon, le comprate su siti cinesi. Jack Ma, dove è finito? Il fondatore di Alibaba, quello che aveva capito già prima di andare, di scendere di uno zero virgola, che era ora di cambiare mestiere. L'hanno detto, l'ha annunciato, ma nessuno sa oggi cosa fa Jack Ma, la prugna secca dell'Oriente, grande visionario del global marketing, bellissimo. Bene, qua si è un pochino più addensata la schiuma, oggi abbiamo già superato abbondantemente i minuti dedicati normalmente alla spalmatura, però sarà perché mi sto divertendo, voglio andare avanti ancora qualche secondo perché qui ci prepariamo a montare, anzi ad armare il nostro FATIP gentile, che come ben sapete, vi ho già detto più volte, è già un upgrade rispetto a una Edwin Jagger da neofita, perché è un'esposizione un pochino più ampia. Non dico un open comb, quello è il FATIP classico, che è un open comb, quindi ho pettine aperto, abbastanza difficile da usare, perlomeno l'ho usato con molta calma, senza premere, ma anche con questo dovete fare attenzione. Ma io direi che a questo punto ho tolto qualche zona che è quella per me più critica, questa qua del mento, dove la barba cresce durissima e quindi va operata un massaggio particolarmente dedicato. Bene, io direi che barba due giorni, barba è stata fatta oggi domenica, è stata fatta venerdì con
Con cosa? Non lo ricordo. Sono arrivato un Jagger. No, col sempre col fatti. Ci ho saltato una settimana, eh. Mi tolgo un po' di schiuma perché sono... Bene. Abbiamo detto Astra blu, eccole qua. Le verdi io le lascerei perdere perché da più voci arrivano informazioni che non siano più le Astra verdi di 3-4 anni fa, 5 anni fa. Non lo so. Le blu le ho provate, ripeto, con il mano libera, spezzate a metà, qua invece essendo un double edge. Il problema è sempre la colla, quanta colla mettono qua, vedete questi due punti che vedete, sono hot melt per tenere insieme questa cartaccia che normalmente avvolge le lamette. Montiamo, questo è il nostro portalama, eccolo qua, ce l'aggiamo sopra, come vedete la nostra Astra blu, coprilama, due, manico, è il manico dorico. Dorico perché? Perché ecco, non toccate la lama come faccio io, perché sennò ci si taglia, perché uno poi fa dentro il disinvolto e anche se domenica ci si taglia lo stesso. Bene, signori, io procederei, andrei di pelo. Signori, buongiorno a tutti. Non male, le blu meglio delle verdi. Niente da dire. Ottime. Ottime, io giro quel pulito, adesso lo uso di qui, nonostante sia un po' carico su questo lato di schiuma che pende, da vendere e da appendere. Sentite Blur FCM, Radio Corsa, che diffonde dal mare la trasmissione della domenica. Non so cosa stiano dicendo, non so il francese, cerco di capire. È partito un ritmo. Fare attenzione, copyright. Qua al mento. Qua. Hanno molta musica loro, eh. Atmosfere magrebine. Ex colonia, la Francia ha portato la cultura del couscous, dei datteri in casa e la suona anche la domenica. Bagniamo, primo passaggio. Ah, bene, ringrazio gli amici della rasatura tradizionale toscana, come vi ho già detto. Facciamo un po' di face lathering. Se si è un po' asciugato, vedete che manca un po' di presenza, bagnando, passandola sul viso inumidito, non sciacquato, ma inumidito solo tra la prima e la seconda passata di crema, il pennello si rianima perché raccoglie dal viso l'acqua e si auto inumidisce e quindi può ripartire. Questi saponi vanno continuamente attivati e tenuti vivi. I saponi duri, come ben sapete, ve l'ho detto altre volte, sono ottimi, ma sono un po' impegnativi. Non è il classico tubo di ProRaso, la metti in una tazza, giri un minuto neanche e hai una bella schiuma. Qua devi avere pazienza, vanterei pazienza, ecco così, anche se obiettivamente non è così importante o esigente un viso che è già stato rasato con il senso del pelo, quindi l'importante è sempre proteggere, perché comunque c'è anche una lama sulla pelle. Bene, tra questa rapida incrematura vi annuncio che, vabbè, sostituiamo il panorama con qualcosa di più o più pesantino, ma insomma spessore. Ho trovato questo libro a casa del mio amico Enzo, che ha una piccola biblioteca follonica in Maremma, e dove ha raccolto un po' di libri. Ogni volta che mi capita di passare a Follonica, quando lui è presente qua, prendo un libro. Il primo libro che ho preso è Niente Cocò di Meno Co. Forse questo ai torinesi dirà qualcosa, molto più a gente che non ha vissuto a Torino. Niente Cocò di Meno Co, l'autobiografia di Norberto Bobbio, a cura di Alberto Papuzzi. Questo è Bobbio in una delle foto dei suoi ultimi anni, un libro uscito nel 97 e acquistato al Salone del Libro
di Torino, tant'è che chi ha comprato questo libro ha lasciato all'interno ancora un vecchio segnalibro, Rai, Salone del Libro, 22-27 maggio. Beh, è una cosa per appassionati. Roberto Bobbio è stato uno dei più grandi pensatori del Novecento, nato nel 1909 da famiglia fascista, è diventato poi un attivista partigiano. La sua vita prima della lotta partigiana di resistenza, che ha fatto a suo modo perché era un ricco, non andava in giro certo a sparare sulle montagne, ma tutto quello che è stato prima dell'8 settembre per lui è stata la preistoria, tant'è che Alberto Papuzzi, che dirige l'Indice dei Libri, una rivista che non so neanche che esiste ancora, dedica proprio il primo capitolo chiamandolo Preistoria. Ma io non voglio annoiarvi con questo libro che probabilmente vi interessa più, neanche più di tanto, ma riprendo a pagina 99 una bella frase che io vi leggo e racconta un po' quello che era il pensiero di Bobbio, no? A proposito della politica e dei politici. Lui dice, come gruppo fondatore del Partito d'Azione, qua stiamo parlando del 50, opponevamo alla politica dei politici, che chiamavamo politica ordinaria, la politica della cultura, che era la politica propria degli intellettuali al di sopra delle divisioni partitiche, il cui compito specifico doveva essere quello di difendere le condizioni stesse di sopravvivenza ancora minacciate dalla contrapposizione dei due blocchi. Ci eravamo impegnati a non litigare fra noi su questioni di politica contingente. E qua stiamo parlando della guerra fredda, la politica anticultura. Ora, certo che seguire, tanto portiamoci avanti, qua siamo al secondo passaggio. Contropelo, scusate, parto sempre in obliquo, ma manca ancora un passaggio, che è questo. Ecco, andate sempre passaggi lunghi e decisi, non troppo ripetuti, per evitare irritazioni. Qua sentite che la lama canta poco, perché al primo passaggio mi allontano un po', se no non mi vedete. La nostra astra blu, diciamo, al primo passaggio ha già fatto molto. Lame sempre usato una sola volta, io poi le butto via, perché non c'è niente di meglio che dedicare mezz'ora o 40 minuti della propria mattina della domenica al ciclo di una lama nuova. Bene, poca gente in giro, chissà dove la gente, chi con i soldi dei nonni ereditati è riuscito a organizzare un viaggio è andato, spero non a Ceylon, ma in Sri Lanka, spero, è andato altrove, non viene certo qui per mangiare una pizza sul lungomare di Cecina, anche se può avere un suo significato. Cecina nella sua antica e semplice vecchia modernità è un bel posto da ripensare al passato, perché si è fermata al passato. Terzo passaggio, ecco qua, di nuovo un po' di face lettering, arriviamo a una rinvigorita. Ecco qua, capite? Leggere il pensiero, l'intervista, quel libro scritto, curato da Alberto Papuzzi, sono anni di dialoghi, non so se quanti, un anno di discorsi intero che Papuzzi ha intrapreso, ha intrattenuto con Alberto Bobbio. Letto oggi sembra preistoria, vi assicuro che ci sono alcuni passi, come il racconto fatto con una delegazione, tra cui c'era anche Franco Antonicelli, c'era Carlo Cassola, insomma, per alcuni, Carlo Cassola lo cito perché è nato a Cecina, in realtà tra Cecina e Volterra, e di qui, come scrittore conosciuto in Italia a metà del Novecento, ma raccontano un viaggio che hanno fatto faticosissimo, Bobbio e alcuni suoi amici, colleghi intellettuali, in Cina, dove Mao aveva appena vinto la rivoluzione, e quindi sono andati a vedere cosa succedeva in Cina. È stato un viaggio lungo, durato un mese, ma non erano le delegazioni che poi ha promosso, con tutto il rispetto che ho per Bettino Craxi, quelle che lui organizzava con De Michelis e i suoi amici, dove andavano in vacanza. Bobbio andava a incontrare persone, entrava nelle fabbriche, nelle campagne, entrava nei centri di cultura, nei palazzi del potere, per vedere come era fatto questo paese.
traendone un'immagine certamente non proprio rassicurante da un punto di vista del rispetto della libertà, di cui era un grande sostenitore, e della democrazia come forma di Stato e forma di governo. Bene, qua siamo all'obliquo. Una rasatura molto soft, bella, light, non light, light no, perché comunque già con il Fatif le vostre rasature saranno soddisfacenti e sufficientemente profonde. Siete andati a vedere gli Avengers? Ho letto alcuni post, lì, film di 3 ore e un minuto, se andate a guardare, dura questo tempo. Avengers. Io sono rimasto Capitan America, di cui non ero neanche un appassionato. Io ero l'unico fumetti che leggevo nei miei 15 anni, 13 anni, quegli anni lì, mutuati da mio cugino, che li faceva, le veicolava di seconda o terza lettura, erano Diabolic e Criminal, nonché Alan Ford di Magnus & Bunker. Capolavori del bianco e nero, delle chine. Ne ho 3 numeri. Di là piuttosto antichi, originali, tra cui Formule e Il fiasco spezzato. Bene, qua come vedete ho fatto il disinvolto e mi sono tagliato, perché con queste rasoi io continuo a passare, non bisogna esagerare, infatti mi fermerò, perché non sembra, sembrano acqua fredda, fredda subito, sciacquare. Greta. Una bella sciacquata fredda per rinfrescare e per chiudere eventuali piccoli tagli che col freddo si non si cicatrizzano. Io oltre che avere, come tutti quelli che si radono a portata di mano, l'allume di rocca in forma di cristallone, ve l'ho fatto vedere l'altra volta, ho anche qualcosa per le cose veramente dannose che si chiama Emobio spray. Questa roba quando vi fate delle zappate tipo questa che mi sono fatto qui con il mano libera, serve a fermare con questa polvere tipo estintore le fuoriuscite ematiche dal vostro viso offeso dalle zappate che gli avete dato. Bene, i tagli non sono assolutamente gravi, se proprio vogliamo vi faccio rivedere l'allume di rocca che non può funzionare. Eccolo qua, eccolo qua, l'ho fatto l'altro giorno inumidire. E con un angolino vi procurate piccole bruciature, perché brucia un po', ma non parla, stupidaggine. Dove secondo voi vi trovate dei red dots? Bene, io prima di passarmi, prima di trattarmi con l'aftershave, ve lo dico, molto tradizionale, voglio farvi vedere un'immagine, sempre del nostro filosofo. Eccolo qua, un test. Ci sono alcune foto, una lo ritrae nel 44, il giorno del matrimonio con la moglie Valeria a Torino, la chiesa di San Carlo, il 28 aprile del 1943. Secondo voi, quest'uomo quanti anni poteva avere? Qua è un anno dopo, cioè tra la prima e la seconda foto c'è un anno di differenza. No, Bobbio col suo figlio Luigi, primogenito nato nel 44. Ve lo dico io. L'uomo aveva 34 anni, ne dimostra 56. Questo non vuol dire che siano stati fatti passi avanti, ma vi lascio le vostre considerazioni. Floyd, The Genuine, Made in Spain, aftershave dal 1932, signore lì dietro, nato nel 1909, fate i vostri conti. Ah, che meraviglia. Non desinate, regalate alla vostra domenica una sensazione meravigliosa. Eccolo qua, me lo sono tutto messo in un occhio. Signori, mi sciacquo l'occhio, mi asciugo l'occhio e trovo il tempo di salutarvi augurandovi buona domenica da Andrea e da Domenica. Che barba! Ciao a tutti!